Si è svolto a Colonia un incontro dibattito dal tema obiettivo benessere, assistenza, attività, alimentazione, stili di vita, organizzato da Federsanità ANCI Calabria insieme al Comune di Colonia, Locri e l'Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria. L'iniziativa, che si è tenuta presso la Biblioteca Comunale di Colonia, ha visto la moderazione della responsabile della comunicazione di Federsanità ANCI Calabria, la dottoressa Luisa Lacolla. Tra i principali argomenti si è trattato di famiglie attive e comunità protagoniste della cura a domicilio, con particolare riferimento alle persone fragili, e poi l'importanza di un sì alla donazione degli organi, anche questa una scelta comune di cui si è discusso. Nella seconda parte protagonisti sono stati i caffè Alzheimer, che rappresentano una risposta ai pazienti con declino cognitivo. Di questo ha discusso la psicoterapeuta Vittoria Verdè, insieme alla dottoressa Pasqualina Insardà, geriatra. Come Federsanità ANCI Calabria, in collaborazione con i comuni di Caolonia e Locri, sede del distretto dell'ambito territoriale sociale, e con l'ordine degli assistenti sociali regionali, abbiamo inteso organizzare questo convegno per parlare di benessere, benessere che non è solo economico, ma soprattutto il benessere fisico, il benessere della salute, e quindi presenteremo dei progetti, delle esperienze che sono state fatte. E allora con il responsabile regionale dei trapianti, perché il benessere è anche chi purtroppo soffre e quindi viene trapiantato, ma è benefattore anche colui che, diciamo, si rende donatore. Così come parleremo di 10.000 passi per la salute, un progetto e un'esperienza del Friuli Venezia Giulia, così come parleremo del caffè Alzheimer, così come parleremo anche del progetto On Care, e cioè l'assistenza agli anziani non autosufficienti. Quindi fare questo significa vivere in benessere, vivere in salute, e quindi essere anche più felici ed essere in un mondo migliore. Ovviamente la sanità territoriale e l'integrazione sociosanitaria nel territorio è molto importante. Col PNRR si sono aperte numerose opportunità che vanno dalle case della salute, dagli ospedali di comunità, su cui bisogna lavorare e darsi da fare per avere una sanità migliore e quindi di benessere. Questo è un incontro per noi molto importante, perché possiamo in questo contesto presentare l'esperienza FVG Movimento, Friuli Venezia Giulia in Movimento, un'iniziativa che riguarda da noi 91 comuni, 82 percorsi, 465 chilometri realizzati in questi circa 5 anni di iniziative su cui la Regione Friuli Venezia Giulia e Federsanità ANCI, d'intesa con Promoturismo e con l'Università degli Studi di Udine, hanno promosso questa iniziativa per il recupero di percorsi e di camminamenti per favorire soprattutto stili di vita e movimento nelle persone, soprattutto dedicato alle persone anziane, ma anche alle persone con disabilità, alle persone che hanno voglia di recuperare un rapporto col proprio territorio. È una grande opportunità sia per fare attività fisica, anche per socializzare, anche per conoscere i territori, a volte i posti neanche frequentati in cui si vive.